una buona compagnia in queste giornate di quarantena. Questo pomeriggio siamo con Lorenzo Cortesi, Venice Marathon. Per fortuna ce l'abbiamo fatta, siamo tornati perché la volta scorsa era con noi molto virtualmente perché alla fine non riuscivamo più a collegarci con lui, oggi c'è, quindi stai lì tranquillo, non muoverti troppo. E poi abbiamo Marcello Magnani, Follow Your Passion, ma soprattutto manager anche di tanti atleti. E quindi il tema anche di questo pomeriggio è il futuro della corsa, il futuro delle gare soprattutto, perché in questi giorni si sta ricominciando a parlare, devo dire, con un po' di positività, e di questo sono molto contento, del ritorno alla corsa, perché fino a 15 giorni fa abbiamo avuto giornate anche molto brutte, molto negative, perché oltre ai problemi provocati dall'emergenza coronavirus, abbiamo dovuto far fronte anche a una brutta ostilità nei confronti dei runner e del running, qualcosa di ingiustificato. Non voglio però aprire di nuovo questo tema che sembra un po' più superato. Quindi, con uno spirito più positivo, speriamo di poter tornare a correre nei prossimi giorni, ma non sappiamo ancora quando potremo tornare a gareggiare. Prima di aprire con le domande, voglio fare una domanda di apertura a Marcello. Marcello è manager di molti atleti, di quasi tutti i più importanti atleti italiani, che in qualche modo anche loro stanno soffrendo. Avevano un sogno che è un sogno importantissimo, credo, per qualsiasi sportivo, che era quello delle Olimpiadi, era lì fuori dalla porta, pronti quasi per la partenza, e è saltato tutto. Anche qualche atleta, ecco, la cosa che un po' mi ha fatto specie, qualcuno degli atleti più importanti d'Italia si è trovato ad essere offeso, insultato in questo girone terrificante, hanno faticato tantissimo ad allenarsi, anche loro non sono più usciti ad allenarsi. Qual è la situazione? Qual è il clima tra gli atleti? Intanto buongiorno a tutti. Il clima è lo stesso che stiamo vivendo noi, perché da quando la quarantena forzata ha poi impedito anche a loro di poter utilizzare strutture che magari venivano aperte ad hoc o di correre per strada, loro sono esattamente nella nostra situazione, per cui stanno vivendo in casa. Diciamo che c'è qualche disciplina, atleta di qualche disciplina che riesce a fare un minimo di attività, magari muscolare, per quelle appunto specialità per cui il lavoro muscolare è molto importante, però tre quarti dell'allenamento non viene fatto da nessuno. Tu parlavi della cancellazione delle Olimpiadi, che è stato sicuramente, cioè dello spostamento delle Olimpiadi, che è stato sicuramente un colpo molto duro per i ragazzi. Ieri, notizie di ieri, la Federazione Europea e la Federazione Francese hanno cancellato, non posticipato, anche i campionati europei, che rimanevano l'unico evento istituzionale, almeno fino all'autunno, che faceva in modo che i ragazzi si potessero concentrare e focalizzare su un obiettivo. E io mi sono iscritto con tantissimi atleti, alcuni anche che non seguo io, fra la sera di ieri e la mattina di oggi, e vi posso dire che il morale non è dei più alti, proprio perché la mancanza di un obiettivo verso il quale tendere, quando ci si prepara, rende mentalmente complicato il lavoro. Vai, Dario. Certo. Allora, iniziamo a parlare di eventi di running, partiamo da quelli che sono stati cancellati e prendo lo spunto per fare domanda di questo a Lorenzo. La Venice Marathon sarà una delle gare più in là, sarà il 25 ottobre, per cui avrete tempo, come per la Milano 21 che sarà a fine novembre, di verificare cosa succederà in termini organizzativi e logistici alle gare che ci saranno prima di voi, sia in Italia che all'estero. Voi come avete pensato di organizzare? Avete già pensato a qualcosa di differente rispetto alle passate edizioni? Non so, ad esempio, il rientro dei runner, dopo l'arrivo,
che di solito viene fatto sulle navette, sui battelli. O avete pensato a qualcosa in alternativa, se ci fossero delle difficoltà insormontabili per gestire la maratona? Beh, ciao a tutti. Innanzitutto, sì, non è un periodo semplice. Siamo in attesa di capire che cosa il governo ci dirà per la fase 2 e poi la nostra, secondo me, sarà la fase 3. E se si potrà correre le gare in autunno, io mi auguro di sì e mi auguro che si possa convivere con il virus prima di tutto, perché probabilmente avremo una seconda ondata, per cui punterei tutto, o a parte i battelli, format nuovi che sicuramente studieremo, ma io punterei tutto sull'educazione dei runners, perché ormai tutti ci dicono che con la mascherina e con i guanti si limita il contagio, per cui dobbiamo trovare un giusto compromesso tra rispetto delle regole e mettere in autosufficienza i runner, a cominciare dai ristori, per esempio, invece di dare i biscotti o fare gli spugnaggi, daremo delle bottigliette chiuse, daremo delle barrette da portarsi, magari nei pacchi gara da portarsi dietro in tutta la gara, insomma partirei da questo presupposto. Perché mettere insieme migliaia e migliaia di persone e tenerle distaccate è veramente difficile, ma quasi impossibile. Poi, come stanno facendo per i trasporti pubblici in questi giorni, naturalmente ci vorranno più mezzi, ci vorrà più tutto, e gli eventi soprattutto diventeranno molto più costosi, per cui ci sarà anche da vedere se ci sarà poi la sostenibilità anche economica. Non basta quella della distanza sociale e quella sanitaria. Quindi per il momento restiamo in attesa, noi siamo pronti a mettere in atto tutto, anzi stiamo studiando assieme alla federazione, che proprio in questi giorni ci ha mandato delle linee guida, un canovaccio di linee guida, perché sono cose che bisogna studiare e decidere tutti assieme, nessuno escluso. Quindi vediamo se ci saranno le condizioni per mettere in sicurezza sia a livello economico sia a livello, prima di tutto, a livello sanitario, gli eventi li faremo, se no ci metteremo qualcos'altro. Io comunque sono fiducioso. Naturalmente resterà il problema dell'estero, che i confini probabilmente non saranno tutti aperti, quindi avremo meno stranieri che vengono in Italia, ma avremo più italiani che non vanno all'estero, per cui noi tutti organizziamo delle ottime gare. Abbiamo delle città strepitose, per cui ce n'è per tutti, stando in Italia senza andare all'estero, a cominciare da Milano, la mezza di Marcello, la maratona di Milano, la maratona di Roma, insomma, ce n'è per tutti. Faccio una domanda, poi chiedo una risposta ad entrambi in questo caso. Intanto a Marcello, più dal punto di vista anche professionistico, e poi invece a te Lorenzo, dal punto di vista invece dell'organizzatore. Di pensare qualcosa di completamente diverso, di doversi inventare una gara dal nulla. Allora, il Giappone, Tokyo, ha sperimentato questa gara per soli professionisti. Secondo te, Marcello, ha senso farle nella veste di manager, nella veste di organizzatore, invece, economicamente sostenibile fare una cosa del genere? Beh, le tue due domande sono concatenate, nel senso che tante gare stanno pensando, qualora non fossero autorizzate, non fossero in grado di mettere in piedi la gara di massa, di dedicarsi solo a una gara per professionisti. Nel momento in cui, e questo ogni organizzatore lo può sapere al proprio interno, fosse possibile economicamente sostenere l'evento, credo che comunque sarebbe un segnale molto importante quello di far correre quantomeno i professionisti, darebbe un segnale di continuità, darebbe un segnale di ripresa di una vita che tende a riavvicinarsi alla normalità, e per cui io sono totalmente favorevole laddove ce lo si possa permettere di mettere in piedi gare solo per professionisti. Faccio un esempio: in Giappone, che tu citavi, ci sono alcune gare che storicamente sono solo per professionisti, perché Tokyo lo ha fatto quest'anno, ovviamente per le ragioni che sappiamo, ma la gara di Lake Biwa, la gara di Fukuoka, sono gare che già loro, come format più che mai collaudato, prevedono la gara solo di professionisti. Quindi
corrono dai 150 ai 250 atleti, e per cui io non ci vedo assolutamente nulla di male, anzi. Ok. Lorenzo, invece, dal tuo punto di vista? No, non ci vedo nemmeno io nulla di male. In Italia però queste cose non sono sostenibili. Tokyo l'hanno fatta, come probabilmente solo le major si possono permettere, perché vivono di diritti televisivi, oltre che di sponsorizzazioni, completamente differenti di quelle italiane. Noi non abbiamo quelle cifre a disposizione, non c'è neanche la cultura delle sponsorizzazioni in Italia di questo livello qua, per cui non sarebbero sostenibili. Io credo che in Italia avverrà esattamente il contrario, ahimè. E per risparmiare, probabilmente qualcuno rinuncerà alla gara competitiva, o magari non rinuncerà, ma ridurrà le risorse destinate, privilegiando il ritorno alla vita normale, alla corsa, degli amatori, che poi sono quelli che fanno sì che gran parte del budget della gara si sostenga, perché diciamo che il 20-30% comunque è dato dalle iscrizioni. Quindi io non sono contro i top, anzi, secondo me dobbiamo alzare sempre di più qualitativamente le nostre gare tecniche, e sono felice che sia stato battuto il record italiano da Job, e sono felice che Marcello si sta dedicando sempre con grandissima passione allo sviluppo di questo settore. Però dobbiamo insieme trovare delle risorse diverse, perché sennò non abbiamo la possibilità di andare in quella direzione. Certo, perché spieghiamolo, oggi in Italia i professionisti, diciamo lo spettacolo sportivo che sono in grado di dare i professionisti in alcune gare viene pagato attraverso anche le iscrizioni, non solo attraverso gli sponsor, ma comunque è una macchina che ha tutta una complessità e che può vivere solamente se ci sono tutti gli anelli di questa catena. Sì, scusami se ti interrompo, sì. Non è che viene pagato attraverso le iscrizioni. No, beh, chiaro. Io ho detto chiaro. Che le iscrizioni sono una parte importante di un budget complessivo di un evento. Chiaro. Direi che sostanzialmente una gara come la nostra può contare sul 20-30% del budget derivante dalle iscrizioni. Il resto sono sponsorizzazione e pochissimi diritti televisivi che in Italia praticamente per le maratone non esistono, e se li assorbe tutti il calcio e poche altre discipline, insomma, a differenza di stati importanti come il Giappone, che ha potuto fare la gara competitiva tra le altre cose di altissimo livello. Vedi anche il record della mezza maratona fatto poco tempo fa in a Dubai o vicino, adesso non mi ricordo bene la città, insomma. Ras Al Khaimah. Ecco, sì, esatto. Quindi, ma io volevo dire che sono totalmente d'accordo con quello che diceva Lorenzo. Io facevo un discorso che esulava dall'Italia. In Italia sicuramente Lorenzo ha perfettamente ragione. La situazione di chi pensa magari di mettere in piedi togliere l'evento di massa per fare solo la gara dei professionisti in Italia diventa molto 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 complicato. Io faccio un discorso più generale, per cui ove ci saranno organizzatori che riusciranno a farlo, ben venga. Concordo con lui che a casa nostra sarà molto complicato. Mi inserisco per una poi cosina. Marcello, scusami, sì. Marcello, secondo me lo spettacolo vale la pena ed è sostenibile su distanze più contenute, tipo sulle 10 km in un circuito, in un centro storico. E diventa una cosa super spettacolare e sostenibile. Negli anni ne abbiamo fatte tante anche noi, insomma, quello sì. Beh, direi che coinvolge anche il pubblico. Bravo, a questo proposito volevo dare una testimonianza, perché l'ho visto tra i commenti di Facebook. C'è Antonio Castiglia che organizza la gara più antica d'Europa, che è il Giro di Castelbuono, 26 luglio, la conoscete, è una gara bellissima, storica. Lui conta, e spero per lui di poter rappresentare la gara della ripresa. La sua è una gara per soli professionisti in un centro storico, è una gara di chilometri su più giri a eliminazione, addirittura una gara bellissima davvero. Quindi sì, qualche esempio lo abbiamo anche noi, però è molto faticoso, come testimonia tutti gli anni Antonio è molto faticoso organizzare. Giuro che non ci siamo parlati con Antonio. Ho visto un commento lì suo che ci salutava.
Io mi sono parlato con Antonio non solo stamattina, che mi aveva confermato che ci sarebbe stato oggi a questo appuntamento, ma ci siamo sentiti anche un paio di settimane fa più o meno, e la sua paura è non solo legata a riuscire a fare una gara per mantenere la distanza sociale fra gli atleti, ma il pubblico, che a Castelbuono è veramente un valore aggiunto enorme. Il paese intero scende in strada per accompagnare la gara degli atleti, e quella è una preoccupazione che io condivido con lui, perché, tra virgolette, fosse possibile, ma farla a porte chiuse, cioè senza pubblico, cioè Castelbuono perderebbe una grandissima parte di fascino. Certo. È vero. Però su questo consentitemi di dire che noi abbiamo la fortuna, nella sfiga abbiamo la fortuna di organizzare eventi all'aperto. Per cui, con tutte le accortezze e il rispetto l'uno dell'altro, secondo me si può far tutto. Senza questi due ingredienti è un casino. Sì, certo. Sì. Devo dire una cosa, tra i commenti arrivano persone che ci chiedono, ci dicono, ma siamo noi che vogliamo correre, non vogliamo solo guardare i pro. In effetti ci sono migliaia e migliaia di runner che non vedono l'ora di tornare a correre e di tornare anche a gareggiare, quindi sono... Infatti volevo prendere spunto da questo, perché soprattutto sui social ultimamente c'è un appello dei runner amatori nei riguardi della federazione, che non sembra non intervenire e non dire nulla riguardo. Tra l'altro, mi sembra che sia di ieri o di stamattina l'intervento del presidente della FIDAL Lombardia, che abbia fatto richiesta alla FIDAL nazionale di proroga dei tesseramenti anche per il 2021 per tutti gli atleti amatori. E volevo chiedere a voi se avete avuto contatti con la federazione, se la federazione o anche la federazione internazionale si siano coordinati, insomma, cosa sta succedendo ai livelli di comando. Parto io? Vai. Beh, allora, io sono in contatto, sono uno dei rappresentanti delle maratone gold e silver, degli eventi gold e silver in federazione, e stiamo dialogando in questi giorni. Abbiamo lamentato anche noi un silenzio, ma dovuto anche a ragioni tecniche. Io approfitto anche per salutare il nostro segretario Pagliara, che se non so, adesso in pubblico posso dirlo, che comunque non stava bene, ma si è ripreso, per cui ha subito questa grande epidemia anche lui personalmente. E ci è stato inviato un documento ieri o l'altro ieri, che non abbiamo ritenuto assolutamente così praticabile, ma non era un documento, non era una circolare, non era un'imposizione, era un canovaccio con delle linee che sono più o meno quelle che ci stiamo dicendo noi oggi, che abbiamo condiviso con tutti gli altri organizzatori, e da lì dovrebbe saltare fuori una richiesta da fare assieme alla FIDA al Ministero dello Sport. Per quanto riguarda invece, poi sto zitto, per quanto riguarda invece diciamo l'intervento sui runner, io non è che voglio difendere la federazione, però sono anche un runner da passione, quindi io ho corso in queste due settimane, in questi due mesi ho sempre corso, o a casa, o in giardino, o qui intorno, non ho messo le foto su Facebook, per cui non starei tanto a demonizzare la federazione, che cosa deve fare, difendere. Io capisco, poi tantissimi che corrono non sono neanche runner, perché li vedi col tutone e quindi non sono neanche runner, sono quelli che, stando a casa e purtroppo costretti a stare a casa, hanno anche preso così la voglia di cominciare a fare qualcosa, che è comunque positivo. Siamo stati demonizzati, ma un po' anche per colpa nostra. Poi sì, la federazione poteva intervenire o non poteva intervenire, non sto qui a disquisire, però insomma, il fronte a un'epidemia di questo tipo qua, basta, ognuno sa quello che può e non può fare. Io sottoscrivo tutto quello che ha detto Lorenzo fino adesso. Non credo la federazione avrebbe potuto fare chissà cosa in più in questa fase. Sicuramente penso che ci sarà un lavoro che dovrà partire dalla federazione, ma poi che dovrà coinvolgere tutti noi, di riqualifica agli occhi dell'opinione pubblica della figura del runner, quello vero, non quello che, come dice Lorenzo, si mette il tutone giusto per trovare la scusa per uscire di casa, ma di quelli che hanno sempre corso e che lo avrebbero fatto in totale sicurezza, nel rispetto di regole che eventualmente sarebbero state messe, fissate,
perché comunque ad oggi, in questi 2 mesi, la figura del runner è stata demonizzata, secondo me, sbagliando totalmente, e quindi è anche compito nostro quello di difendere la nostra categoria per fare in modo che venga riabilitata agli occhi dell'opinione pubblica, anche perché i corridori, sviluppando un sistema immunitario diciamo, più efficiente rispetto al sedentario, si rivela anche più resistente rispetto all'azione di agenti esterni come può essere un virus. Per cui noi dovremmo fare un'opera di formazione a livello culturale nella società, Sono perché il runner deve diventare un esempio e non un bersaglio. d'accordissimo e sono convinto che i runner più di altri oggi è la giornata nella quale si sta parlando dei ciclisti, perché dai governi ai sindaci alle regioni tutti puntano sulla bicicletta come strumento di mobilità alternativo ai mezzi pubblici. Io sono d'accordissimo, vado tantissimo in bicicletta, per me è perfetto. Però sono altrettanto convinto che i runner siano il primo esempio di cittadini che attraverso il loro impegno nello sport e nel benessere dimostrano di volere uno stile di vita più sostenibile. Lo hanno sempre fatto, sono sempre più stati più attenti all'ambiente, pensiamo ai trail runner, eccetera. Quindi questa cosa purtroppo non è passata, è stata ignorata nell'emergenza, ma io mi auguro e sono convinto che emergerà in maniera sempre più forte. I runner sono l'esempio. Io faccio sempre un esempio anche a chi si occupa di marketing. Chi fa pubblicità di automobili che notoriamente inquinano mette sempre dentro un runner nella pubblicità. Ce ne sono decine di pubblicità così, perché il runner è sinonimo di sostenibilità e quindi sono convinto che i runner abbiano molto da insegnare a tutti gli altri. Per fare la prossima domanda, raccolgo qualcuno dei commenti dei nostri lettori, dei nostri amici. Molti stanno chiedendo che sarà delle grandi maratone, delle grandi major di New York, di Chicago. Chicago proprio ieri ha cancellato la mezza maratona di primavera. Voi avete un'idea di cosa potrà accadere anche attraverso i vostri rapporti, le persone che frequentate, che state sentendo in questo periodo, sapete cosa potrà accadere? Io ho sentito qualche amico, collega in giro per il mondo e hanno naturalmente tutti il nostro stesso problema. Ci sono poi degli stati più o meno aperti e direi che è ancora presto per dire nulla. La Germania ha annullato Berlino. Certamente la difficoltà non sarà tanto fare le gare anche per gli altri come per noi, ma avere i partecipanti stranieri. Quella la vedo io la cosa più difficile. Poi ogni paese la sta affrontando a modo suo, con le proprie leggi, la pandemia. Gli Stati Uniti sembra siano più indietro di noi. Tra le altre cose, la settimana dopo della New York City Marathon ci sono anche le elezioni presidenziali, per cui difficile rischiare di fare un evento così grosso con le elezioni la settimana dopo, però non abbiamo la bacchetta magica. Io spero che le facciano tutte. Ok, aggiungo un pezzettino per te, Marcello, per la tua risposta. Berlino ha cancellato la maratona, però allo stesso tempo ha detto facciamo manifestazioni con meno di 5.000 partecipanti, che è comunque un numero elevatissimo, no? Insperato anche per manifestazioni che magari no, non sono più internazionali. Visto che i tuoi sono eventi sparsi un po' in giro per l'Italia, gli eventi di Follow Your Passion, secondo te ci sarà anche qualche chance? Allora, due risposte. Io ho parlato, cos'era, 2 o 3 giorni fa con gli organizzatori di New York e la loro risposta è stata: fino a 2 settimane fa non avremmo neanche pensato di mettere in dubbio la fattibilità della maratona. Oggi il pensiero ce l'abbiamo, per cui oggi non hanno preso ancora nessuna decisione, però diciamo che dormono sonni meno tranquilli. Per quello che riguarda la seconda parte della tua domanda, è ovvio che una delle tematiche che
saranno da affrontare per capire, come diceva Lorenzo, la sostenibilità economica degli eventi sarà anche quella eventuale di un numero massimo di iscritti, perché è ovvio che gli eventi dovessero essere ridotti a un conto sono i 5.000 di Berlino, che nel nostro caso abbiamo solo la gara di Milano che supera questo numero, ma fosse messo un numero invece ben più basso, e penso all'esempio della Panda Marathon che hanno fatto in Cina, gara che aveva 20.000 persone l'anno scorso, ridotta da maratona a 10 km e ridotti da 20.000 iscritti a 1.000, partiti in 10 onde da 100 persone. Beh, io penso che con 1.000 persone farebbero molta molta fatica a stare in piedi tanti eventi, non parlo solo di quelli che organizzo io, ma penso di poter essere di poter parlare anche a nome di tanti altri organizzatori. Non so con numeri del genere come possano fare a stare in piedi organizzazioni che sono ben complesse, perché gruppo Venice Marathon, gruppo Milano Marathon, il nostro gruppo, gruppo Roma Ostia, non sono strutture piccole, sono strutture che per muoversi impiegano tante persone, tanti mezzi e che quindi costano, per cui il numero ridotto potrebbe essere veramente un grosso handicap. E sulle, ad esempio sulle gare più piccole che hanno numeri più ridotti, come potrebbe trasformarsi? Cioè, che effetto potrebbe avere invece su di loro? Sono più avvantaggiate, sono meno avvantaggiate? Anche perché, essendo tanti giorni anche che la gente, sì, sta facendo attività in giardino, sta facendo attività in casa, però comunque correre fuori, fare tanti chilometri, solo pochi l'hanno fatto. Per cui anche questa ripresa di quelli che, quando ricomincerà la gente veramente andare a correre? Cioè, questi numeri che abbiamo oggi, sul breve non li avremo più sicuramente, per cui una gara più piccola, una tapasciata per dire, che non potrà permettersi neanche probabilmente tutta la sicurezza che invece una gara come una maratona organizzata da società molto più grosse come le vostre riesce a garantire. Avranno modo di poter essere organizzate ancora? Guarda, noi abbiamo già delle regole diversi da una volta, perché se non, non dimenticate tutto quello che è successo con l'antiterrorismo, per cui già abbiamo la legge Gabrielli, per cui la differenza tra piccoli e grandi da questo punto di vista non esiste, perché tutti devono rispettare le regole e la sicurezza degli atleti in tutti gli aspetti, poi è una questione di scale, di grandezza, ma queste sono regole che dobbiamo avere tutti, per cui sarà comunque insostenibile anche per le gare piccole. Non dimentichiamo poi, e sono d'accordo con Marcello, che minimo 5.000 persone, sotto i 5.000 diventa difficile fare una maratona. È più facile fare distanze più corte, meno invasive sia per le città, meno invasive più facili da preparare, perché poi ci vuole anche il tempo per prepararle le maratone. E se c'è da correre con la mascherina magari riesci di più. Io ho provato a correre con la mascherina, non è impossibile, però non puoi guardare il cronometro, devi solo guardare l'aspetto ludico motorio, ecco. E poi l'ultima cosa, guardate che l'onda lunga negativa non ha colpito solo i runner, gli enti pubblici, le iscrizioni, ma gli sponsor sono messi davvero male. Sono tante aziende che non potranno spendere quello che avevano programmato. Per cui figuriamoci se facciamo fatica con 5.000 iscritti, con le gare un po' più grandi, perché comunque se uno si iscrive gli devi dare i servizi, non è che non puoi dare niente, a parte tutto quello che è la sicurezza eccetera, devi essere all'altezza della situazione. Per cui già comprare una maglietta, uno che fa, tra l'altro in Italia ne abbiamo tanti di eventi sotto i 1.000 iscritti, anche maratone, e quindi già lì cominci ad avere dei costi che non avevi prima, in più devi, gli sponsor non ti regalano più neanche la maglietta, l'acqua te la devi comprare, le barrette te le devi comprare, ci sarà un ridimensionamento generale che speriamo serva anche per dare maggior qualità presente e futura a tutti gli eventi, dal più piccolo al più grande. Quindi va da sé che tante maratone in Italia non servono, ma non lo dico perché io organizzo la Venice Marathon, magari qualcuna di meno, con dei numeri che si avvicinano di più a quelli dell'estero, con l'aiuto della federazione a tutti i livelli,
anche da quello dell'eliminazione del certificato medico per gli stranieri. Ecco, un'altra cosa che non ho detto prima, che ci aiuterebbe moltissimo, è sicuramente rendere obbligatorio una certificazione di negatività al coronavirus per poter accedere alle gare. Questo, insieme agli altri elementi che abbiamo affrontato prima, ci permetterebbe già di gareggiare in sicurezza. Tutte cose complicatissime oggi. Andiamo un po' verso la chiusura, però una domanda anche sollecitata dai tanti commenti su questo tema. Tu parlavi di corsa con la mascherina, dicevi non è impossibile. Io da stamattina ho cominciato a fare un po' di telefonate anche a medici, esperti, eccetera, per capire un pochettino questo tema della mascherina, perché in realtà nessuno ci ha ancora detto che dal 4 potremo correre, ma dovremmo farlo con la mascherina, ma è un po' nell'aria, sembra un po' la soluzione per tutti e quindi anche per i runner. Vi confesso che è molto molto difficile correre soprattutto a lungo con una mascherina, più facile magari con un qualche cosa, una sciarpa, un qualche cosa che però lasci filtrare molta aria e quindi dal punto di vista della protezione al virus è assolutamente zero. I medici mi dicono che qualche problemuccio ci sarà e ci sarebbe nel correre con la mascherina. Chiedo a voi che cosa pensate di questo tema. Tu Marcello, magari anche agli atleti verrà chiesto di correre con la mascherina in pista, non lo so. Allora, mi auguro che non venga chiesto anche a loro, perché io vi posso dire che mentre può essere pensabile il gesto di correre in sé per sé, e quello non escludo che possa essere fatto, sono totalmente sfiduciato sul fatto che sia possibile allenare certi ritmi. Io non parlo solo dei professionisti, quanta gente che frequenta tutte le gare comunque lo fa per migliorare se stesso, magari per migliorare il tempo dell'anno prima, per battere un amico, perché comunque il nostro sport incita alla competizione fra le persone, e quella di quando si va oltre un certo ritmo diventa impossibile la respirazione con la mascherina. Per cui se si parla di fare jogging, sì, è possibile. Se si parla di allenarsi e correre, preparare a qualunque livello, vi ripeto, non solo per professionisti, preparare una gara, vi dico che secondo me non è possibile. Sì. In effetti vi cito una cosa. Stamattina parlavo con una cardiologa e mi diceva che il rischio a certi ritmi è quello che addirittura si possa svenire, perché ovviamente noi finiamo per respirare la nostra carbonica. Certo. Io condivido quello che dice Marcello. Infatti inizialmente io ho detto per attività ludico-motoria, però ho anche visto in queste settimane che ci sono parecchie aziende altamente tecniche sportive tipo la nostra Win, che ci sponsorizza, che stanno producendo e studiando mascherine per lo sport e per la corsa, per cui è naturale che l'aspetto cronometrico verrà sicuramente meno, però e quindi quello agonistico non potrà assolutamente correre con la mascherina, però per correre tutti assieme utilizzando la mascherina sportiva studiata ad hoc per un periodo limitato, io sinceramente lo farei. Poi se non hai nessuno vicino, davanti, dietro, eccetera, ogni tanto te la puoi anche togliere e respiri un po'. Quindi non è che il runner ha l'obbligo della mascherina e il pedone no, perché no, il pedone oggi, almeno oggi, ha l'obbligo della mascherina quando va a fare la spesa, quando incroci qualcun altro. Quindi chiaro che alla partenza della gara devi tenerla su e devi stare con le braccia davanti, distanziato da quello davanti, quindi dobbiamo, insomma, ci sono tante regole da fare insieme, non a vita, ma finché non trovano il vaccino, oppure che scompare completamente questo problema che abbiamo. Prendendo spunto da alcune domande che ho letto nei commenti, facciamo magari l'ultima domanda, Ross. Assolutamente sì. Visto che Marcello credo che abbia organizzato una delle ultime gare che si è corsa a inizio anno a Bergamo, giusto? Che è successo qualche settimana prima della chiusura. Adesso voi avete altre gare in questo autunno, però tante altre maratone, 10 km, mezzo, trail, sono state e verranno annullate. Tanti nostri lettori chiedono cosa succederà con le iscrizioni e soprattutto cosa succederà con questo calendario. Non si sa se le gare verranno riposizionate, se verranno rinviate. Voi che idea, che consigli potreste dare
sia a chi è iscritto o a chi le organizza. Ma allora, io in questo momento in un mondo normale vi starei parlando da chi ha, per cui immaginate lo stato d'animo che ho in questo momento. Diciamo che quello che è successo in primavera ovviamente rischia di avere grosse ripercussioni sul calendario autunnale. Dal mio punto di vista, ve lo dico da organizzatore che sta perdendo alcune date della primavera, non vedo di buon occhio la ricollocazione delle gare nell'autunno, perché già ci siamo sempre lamentati tutti indistintamente che il nostro calendario è troppo denso, sì, è troppo ricco di appuntamenti. Se a questi poi aggiungiamo le gare che non si sono potute svolgere in primavera, andiamo veramente a una situazione di caos che, se sommata a un penso fisiologico calo del bacino d'utenza delle gare, perché chi può essere comunque ancora spaventato, mancheranno gli stranieri, e così, cioè, veramente rischia di fare una guerra fra poveri. È ovvio che, così come noi a Chia, sia per le gare di nuoto, che di bici, che di triathlon, che di mezza maratona, chi si era già iscritto avrà la conferma dell'iscrizione per la prossima edizione. Prossima edizione che nel nostro caso però salterà di un anno. Noi non pensiamo di ricollocarci nell'autunno. Sicuramente nel lato running no. Poi ci sono altri calendari che sono un pochino meno densi, ma in generale la nostra filosofia è questa. Non andare a intasare un calendario che lo è già abbastanza di suo. Non so cosa pensi, Lorenzo. Ma noi abbiamo due eventi primaverili che anche noi abbiamo annullato, certamente, però sono due eventi che si tengono in due località altamente turistiche, per cui la nostra idea e intenzione è di poterli recuperare solo ed esclusivamente entro la stagione estiva, perché comunque abbiamo due location che non aspettano altro che si possa ricorrere tutti assieme. Se così non sarà, non li faremo di certo in autunno, li faremo nel 2021, garantendo naturalmente a tutti quelli che sono già iscritti l'iscrizione, perché a differenza di quello che fanno all'estero, che ha fatto qualcuno, insomma, è il minimo che si può fare di garantire l'iscrizione per l'anno dopo. Per il sovrappopolamento degli eventi in autunno, sono d'accordo con Marcello, ma vedrai che sarà in automatico, questo avverrà in automatico. Poi le fughe in avanti ci sono state, perché non siamo stati mai nessuno di noi preparati a una roba del genere, quindi ognuno magari ha agito così distinto, senza valutare. Vedrete che non ammesso che si possa correre, vedrete, sì, che esatto, poi alla fine, sì, che poi alla fine ognuno fa delle scelte ponderate e intelligenti. Correggo un secondo il tiro rispetto a quello che ho detto prima, giusto quello che dice Lorenzo: ove sia possibile eventualmente spostare dentro una stagione che invece non vive di sovraffollamento di gare, certo, come l'estate, l'evento che ha perso in primavera, totalmente d'accordo invece sul fatto che venga rifatto. Quando comincia l'autunno, chi c'è e vedremo e speriamo che si possa correre, perché ad oggi tutto è proprio scontato. Ho una curiosità su questo, visto che alcune major e comunque grandi maratone sono state spostate sulla fiducia a settembre, questo andrà a incidere anche sulle nostre gare, oppure comunque, vista la quasi impossibilità di spostarci in Europa, non avrà alcun peso? Vai tu, Lorenzo. Sì, andrà a incidere, ma neanche più di tanto, perché gli italiani non potranno andare all'estero, gli stranieri non potranno venire in Italia, e alla fine vedrete che quelle non le faranno, le rifaranno nel 2021, come anche perché a Londra correranno gli inglesi, a Berlino correranno i tedeschi. Che va bene, sarà già un successo. Bene, quindi, allora, sì, dimmi, scusa. No, dico che sì, per noi potrebbe essere un problema, perché viviamo... Comunque abbiamo un tasso di stranieri molto alto. Poi altre gare meno turistiche, più probabilmente non risentiranno neanche del problema. Insomma. Vero.
Verissimo. Allora, io direi possiamo chiudere qui per questa volta per non andare troppo lunghi. Abbiamo messo sul tappeto qualche argomento pur nell'incertezza generale, perché in realtà la prima cosa quando vi ho contattati è stata proprio un sentimento di coscienza del fatto che nessuno di noi sa cosa accadrà da qui ai prossimi mesi. Il primo obiettivo di tutti quanti noi è capire cosa accadrà dall'altra settimana, dalla prima settimana di maggio. Se si potrà tornare a correre sarà già un grande successo, anche perché davvero io continuo a vedere un sacco di messaggi di persone che sono preoccupate innanzitutto del fatto che vogliono tornare a correre a tutti i costi, e quindi speriamo che questo si possa fare. Cercheremo di capire settimana prossima, e ci stiamo lavorando con la redazione, quali saranno le regole di ingaggio per tornare a correre, quindi mascherine sì, mascherine no, gli orari, le distanze, tutto quanto. È un lavoro che stiamo facendo in continuo, sia su internet che poi nella preparazione del giornale che sarà in edicola dalla prima settimana di maggio. Quindi continuate a seguirci, io spero di avervi ancora ospiti prossimamente, magari con qualche informazione nuova, qualche In più. novità positiva. Quindi intanto vi ringrazio, siete stati gentilissimi, siete stati Grazie a voi. secondo me bravissimi, anche dai commenti che vedo le persone hanno apprezzato le vostre parole. C'è un movimento del running da risollevare e da motivare, ecco. E voi siete importanti motivatori insieme a noi. Il terreno è Grazie fertile, speriamo di... Rosario. Scusa. Grazie Dario, grazie Runners World. Dateci voce che assieme ricostruiremo tutti insieme il sistema e correremo tutti insieme. Esatto. Il Grazie terreno è Marcello. fertile e il potenziale è tanto alto, per cui bisognerà fare squadra in modo molto ampio, però sono assolutamente positivo. Forza Job. Forza Job, sì. Forza Job. Bene, bene, no, credo. Ringrazio Marcello e Lorenzo. Volevo Grazie a voi. ricordare ai nostri lettori nei prossimi giorni di seguire il palinsesto di Runnersworld, perché affronteremo altri argomenti con i nostri colleghi, per cui non parleremo solo di gare, ma anche di salute, allenamento e altro. Torneremo presto, parleremo di salute, di alimentazione, tutti i temi cari ai runner in questi giorni e anche di come prepararsi per rientrare in corsa senza farsi male subito, dopo 2 mesi di stop, il primo problema sarà quello. Ragazzi, grazie ancora e Grazie a stiamo voi. uniti. Grazie. Ciao, buon Grazie, weekend. ciao a tutti, Ciao. ciao. Ciao.